Buongiorno amici sportivi, buona domenica da Jacopo Segalotto. Siamo qui in diretta dal campo di Borgo della Vittoria di San Martino Buonalbergo per la 22esima giornata di questo girone d'eccellenza, la terza partita del girone di ritorno. Clivense che sfiderà il Camisano, una Clivense chiamata a dare una scossa a questo inizio d'anno, sicuramente non secondo le aspettative, contro un Camisano che conosciamo benissimo, ci inflisse la prima sconfitta del campionato all'andata nel loro campo a Vicenza. Quest'oggi invece serve sicuramente un altro risultato, serve sicuramente tornare ai tre punti. Allora è tutto pronto. Ora, prima di passare alla telecronaca di questa partita, sentiamo le interviste realizzate nel post partita al nostro Pablo Granoce, vice allenatore e oggi allenatore in panchina vista la squalifica di mister Allegretti. Poi sentiamo anche il mister del Camisano Massimiliano Savadini per un commento appunto a questa terza partita del girone di ritorno. Mandiamo pure le interviste e poi ci sentiamo per la telecronaca della partita. Qui con Pablo Granoce, intanto buona domenica. Grazie, buona domenica. Allora, speriamo che sia, no? Una buona domenica per una Clivense che appunto è chiamata a rispondere e uscire da questo momento buio, però comunque è una squadra che in questa settimana ha lavorato, si è preparata al meglio per questa importante partita dove tutti si aspettano appunto una buona risposta. Sì, è vero, un momento difficile, ma in questi casi si esce solo lavorando bene in settimana, capendo quali sono stati i nostri errori, curando ogni minimo particolare. E sono sicuro che faremo una grande prestazione, perché li ho visti amareggiati per il risultato, ma allo stesso tempo hanno ricambiato con voglia di allenarsi bene, con voglia di migliorare e ripartire, perché comunque guardando la classifica siamo tutti lì e sarebbe molto importante ricominciare a vincere. Quindi mentalmente i giocatori ci sono pronti, fisicamente abbiamo visto che c'è il grande rientro di Venitucci, importantissimo, poi anche Florian parte titolare, come sta la squadra in generale? Stiamo recuperando un po' di giocatori acciaccati come Demian, che nell'ultimo periodo ce l'abbiamo avuto un po' non al 100%, Dario per fortuna è rientrato, ci darà una grande mano, un giocatore importante per noi, Enrichiello non c'era perché era squalificato la settimana scorsa, per cui piano piano stiamo recuperando i nostri pezzi e sono sicuro che poi anche col rientro di Antenucci ritorneremo a battagliare con tutta la squadra, con tutti i giocatori a disposizione e diventeremo di nuovo super competitivi. Ultima cosa, di fronte al Camisano, una squadra che conosciamo bene dall'andata, no? Che ci inflisse la prima sconfitta, che partita, che avversari vi aspettate quest'oggi? È un avversario che nelle ultime due partite ha fatto soltanto un punto, quindi sappiamo che verranno qui molto agguerriti a cercare di fare risultato, perché anche loro sono scivolati un pochettino nella classifica. Tanto abbiamo capito che le partite qui sono sempre dure, sia con un quarto in classifica, ultimo in classifica o secondo. Tutte le domeniche in questo campo vengono a cercare a tutti i costi di fare risultato. Per cui ci aspettiamo una battaglia come tutte le altre, sperando che inizia un po' a girare anche per noi e a ritrovare la vittoria. Grazie, in bocca al lupo. Aspettiamo che entra Danni. Siamo in compagnia del mister del Camisano Massimiliano Savadini. Buona domenica. Speriamo, grazie. Allora, terza giornata di ritorno, questa partita contro la Clivense, diciamo che comunque all'andata andò bene, no? Avete inflitto la prima sconfitta alla Clivense, un 2-0 secco, diciamo che il vostro obiettivo è quantomeno provare a ripetervi, no? Beh, chiaro, quello che è successo all'andata è già dimenticato, adesso si è cominciato il giorno di ritorno che da sempre è sempre molto più complesso e complicato di quello d'andata. Siamo qui ospiti della Clivense e chiaramente non siamo venuti qua in gita, siamo venuti qui per dire la nostra e vedremo poi il campo cosa dirà, insomma. E siete lì a metà classifica, che bilancio puoi fare di questa prima parte di stagione? Qual è l'obiettivo per questo girone di ritorno? Ma è un bilancio, è di un girone estremamente equilibrato e con squadre notevolmente attrezzate per fare la categoria. Davanti, tutto sommato, le aspettative, si aspettava la Clivense, il Bassano, la Plateola, l'Ambrosiana e tutto sommato è abbastanza rispettato la griglia lì davanti. E il problema poi invece è sotto, perché non c'è nessuna squadra, nonostante siano passate ormai 20-21 gare,
che può dirsi tantissimo in difficoltà più di altre, è ancora tutto aperto, e sapendo che ci sono ben tre retrocessioni dirette e poi ci sono le altre due che si giocano i play-out, è sempre una bagarre dovuto al fatto, come dicevo prima, che c'è questo grandissimo equilibrio, ci sono squadre veramente, veramente attrezzate come da anni non ricordavo in questo campionato. Ultima domanda, partita di oggi, come sarà la tua formazione, che partita ti aspetti? Mi aspetto di giocare una partita contro una squadra che vorrà sicuramente rifarsi del fatto che comunque è partita un attimino in folle in questo girone di ritorno. È una delle poche squadre che gode di un'arma in più, che è il pubblico, e quindi mi aspetto sicuramente una partenza sprinta da parte loro. Da parte nostra dovremmo essere bravi a superare la prima ondata di entusiasmo e poi cominciare a giocare come sappiamo fare, che quando ci riusciamo a mettere in difficoltà chiunque. Quando invece poi magari ci complichiamo la vita tante volte anche da soli, allora la cosa diventa un po' più difficile e quindi si evidenziano prestazioni magari un po' meno all'altezza. Una buona partita. Grazie, grazie mille. Buongiorno amici sportivi e buona domenica da Jacopo Segalotto. Vi do di nuovo il benvenuto dal campo Phoenix Arena di Borgo della Vittoria di San Martino. Quest'oggi terza partita del girone di ritorno, la 22esima giornata di questo campionato di eccellenza, sul campo a sfidarsi Clivense e Camisano, un campo che non è innevato come potrebbe sembrare dalle immagini che ci arrivano sempre grazie al lavoro degli amici di Avelia, ma un campo rizzollato con la sabbia, nel senso che appunto per permettere al campo di drenare le piogge di questi ultimi giorni, quindi speriamo in qualche modo che tenga. Oggi per fortuna c'è una bella giornata di sole, quindi sicuramente questo aiuterà anche le condizioni del campo. Quest'oggi appunto Camisano e Clivense, Camisano che conosce fin troppo bene la Clivense, perché vi ricorderete nel girone d'andata che inflisse la prima sconfitta alla Clivense per 2-0, una squadra sicuramente rognosa come tutte quelle che stiamo imparando a conoscere, soprattutto quelle di Vicenza e Padova. Oggi però la Clivense chiamata obbligatoriamente a non solo rivendicare quel risultato, ma sicuramente anche a ritornare alla vittoria, che manca ormai da tre turni fra campionato e coppa. Allora andiamo subito a leggere quelle che sono le formazioni di questa partita, partendo naturalmente dalla Clivense, che si va a schierare con il numero 1 Pavoni, 2 Dallara, 3 Penazzi, 4 Romano, 5 Bragagnolo, 6 Tobanelli, 7 Kocic, 8 Sisse, 9 Florian, 10 Venitucci che rientra dall'infortunio, 11 Erichiello che invece rientra dalla squalifica. A disposizione per la Clivense con 12 Massalongo, 13 Franchetto, 14 Zanini, 15 Massella, 16 Momodù, 17 Fabris, 18 Cibin, 19 Baleato, 20 Rossato, mister di giornata Granocce, perché mister Legati è stato inibito dopo la squalifica in Coppa contro il Vigasio. Andiamo invece a leggere la formazione degli ospiti, quindi del Camisano, che si vanno a schierare con il numero 1 Cora, 2 Anostini, 3 De Stefani, 4 Pavan, 5 Colman, 6 Maestrello, 7 Faggin, 8 Guaretta, 9 Danna, 10 Gusella, 11 Rampazzo, a disposizione con il numero 12 Filotto, 13 Midolati, 14 Campesan, 15 Luisotto, 16 Mario, 17 Bigarella, 18 Baccarine, 19 Volpato, 20 Cristofani, l'allenatore Massimiliano Sabadin, che abbiamo anche sentito nel prepartita. Le formazioni sono già in campo, ora le consuete foto di rito, con la Clivense oggi in tenuta blu e pantaloncini gialli, invece il Camisano in maglia bianca. L'arbitro di giornata è il signor Federico Bianco di Mestre, coadiuvato dagli assistenti Nusevar di Padova e Anese di Porto Gruaro. È tutto pronto, manca solo il fischio d'inizio, la palla già fra i piedi dei giocatori del Camisano, saranno loro a iniziare la partita. Aspettiamo che si mettano anche la casacca in panchina della Clivense per evitare
confusioni e poi ci siamo. È tutto pronto? Partiti ed è iniziata Clivense-Camisano, valevole per la terza giornata di ritorno. Subito inviare in avanti Florian, che quest'oggi parte dal primo minuto, l'abbiamo sentito anche Paolo Granoce nell'intervista. Appunto Damien si è ripreso al 100% dopo questo recente acciacco alla schiena, che non aveva fatto partire dal primo minuto nella sfortunata trasferta di Altavilla, quindi quest'oggi si mette lì al centro dell'attacco di mister Allegretti, che è orfano dell'altro bomber di casa Clivense, ovvero Antenucci, che come abbiamo sentito settimana scorsa è appunto stato operato al tendine della mano, quindi ne avrà ancora minimo per una settimana. Il nostro in bocca al lupo ad Andrea per appunto rivederlo al più presto in campo. Come ritorna in campo Richiello, che qui duetta molto bene con Florian, poi Venitucci a lanciare subito in profondità Richiello, lo scatto, Richiello entra in area e Richiello, poi l'ultimo tocco da parte del difensore del Camisano, quindi primo calcio d'angolo per la Clivense ed è subito Richiello a mettersi in mostra. Qui l'abbiamo sentito anche nell'appuntamento 4 chiacchiere con di venerdì scorso su Twitch, che poi ritroverete settimana prossima anche su YouTube. Richiello che ha la voglia di ritornare a incidere in campo, lui appunto è costretto per squalifica a saltare la trasferta di Altavilla, sempre sugli spalti però a sostenere i suoi ragazzi, ma certo un'altra cosa che non essere in campo. Venitucci dalla bandierina e le traversioni in mezzo, qui forse un tocco, ma la palla poi viene rinviata lontana, è rimasto anche a terra il numero 6 Maestrello. Ora l'arbitro appena si accorge, e si è fatto anche male l'arbitro, vediamo leggermente zoppicante il direttore di gara, ma c'è anche l'infortunio del giocatore del Camisano che è rimasto a terra proprio in mezzo all'area. L'arbitro però sta pensando al suo di infortunio, quindi non si è ancora accorto, adesso stanno richiamando la sua attenzione, però prima ha problemi fisici lui stesso, quindi è ancora a terra. Ora sì, arriva il fischio e un po' dolorante, piano piano l'arbitro va a raggiungere il giocatore del Camisano, forse uno è pesto, non abbiamo visto molto bene cosa sia successo lì dentro l'area, c'è bisogno anche dell'intervento da parte dello staff medico del Camisano. Dolorante il giocatore numero 6. Ora vediamo le cure del caso e vediamo se può riprendere la partita. Nel frattempo do anche il benvenuto a Luca Bartolomè, che mi ha raggiunto qui in cabina di commento. Ciao Luca. Ciao Jacopo, buongiorno a tutti. Allora, tu che prima sei stato in campo, raccontami appunto, come dicevo ai nostri amici tifosi, non siamo in altura, in montagna, quella non è neve ma è sabbia, giusto? Esatto, il campo... Nel campo c'è insomma parecchia sabbia e penso anche per un motivo... Si è stata messa lì apposta, non è che è caduta dal cielo. Ecco, ovviamente sì, per renderlo un po' più praticabile, insomma, comunque ce n'è veramente tanta dal campo, dalla camera insomma, ma comunque dagli spalti non rende, ma in campo è veramente, veramente molto. Speriamo che faccia il suo lavoro, no? Che serva, no? Un attimino a mantenere, no? La tenuta del manto erboso che conosciamo molto bene, quando stamattina non essere dei migliori. Poi oggi per fortuna almeno c'è un bel sole, quindi non dovremmo avere problemi di pioggia, come successe, no? Contro la Virtus Cornetto, che si trasformò quasi in una piscina di fango, no? Questo campo. Esatto, quella partita lì veramente... Il campo, anche causato dalla forte pioggia che è caduta, era veramente impraticabile. Quest'oggi invece speriamo insomma che la sabbia si aiuti il campo a preservarsi. Sicuramente è un campo dove i giocatori sprofondano insomma a ogni passo. Nel frattempo qui Tobanelli ad avviare il gioco della Clivense. Subito il lancio in avanti. Poi l'arbitro si mette un attimo in mezzo e non permette a Venitucci, che dopo però sì riesce in un secondo momento a recuperare il pallone. Ora Florian, però non è troppo lungo, allora... rispedisce all'indietro il Camisano, qui la palla è uscita, si alza la bandierina, non è riuscito Kocic a tenerla in campo. Quest'oggi Milan Kocic lì sull'esterno a sinistra, quando invece l'abbiamo visto anche ultimamente da regista in mezzo al campo, invece oggi in mediana ci sono Sisse e Romano, che ritroviamo piacevolmente titolare dal primo minuto dopo le ultime partite in panchina.
E poi dicevamo il grande ritorno di Venitucci, che è indispensabile per questa squadra con la sua qualità, giocatore di ben altra categoria, ma che qui alla Clivense purtroppo nell'ultimo periodo non abbiamo potuto apprezzare per appunto qualche acciacco, ma adesso è tornato. Non è invece della partita Apollo, Tommaso Apollo, l'altro grande giocatore di questa squadra, che è squalificato, quindi lo ritroveremo comunque mercoledì prossimo, perché si gioca già mercoledì contro, pensate un po' chi, il Vigage. Ormai ci avremmo giocato, Luca, 10 volte in stagione contro il Vigage e non siamo mai riusciti a vincere. Speriamo che possa accadere mercoledì, perché è appunto l'ultima bruciante sconfitta che ci ha condannati all'uscita dalla Coppa. Nel frattempo qui prova ad andare via sulla fascia Giaretta, poi il traversone in mezzo, lontana Bragagnolo, anche Tomanelli di testa in rimessa. Sì, come dici giustamente anche tu, il Vigage ormai è la nostra bestia nera, l'abbiamo incontrato innumerevoli volte, è la squadra che abbiamo incontrato di più in questa stagione. Attenzione qui, scusa, il traversone in mezzo, grande intervento da parte di Tomanelli, poi sì, si è a sparare in avanti, in profondità, Florian anticipato, ma combatte, riesce a prendere poi lui il possesso del pallone. Attenzione, Florian però da solo uno contro due, Florian entra ora in area, si allunga un po' il pallone, ora arriva anche Venitucci, è rimessa, però ottimo qui il lavoro da parte di Damien. Sì, assolutamente, qui ottimo lavoro, riesce ad anticipare il difensore, poi sfortunato qua nel cambio di direzione dove il difensore è riuscito a toccargli il pallone. Comunque, come dicevamo, Vigasio, che è la bestia nera della Clivense, ancora nessuna vittoria, speriamo che insomma questo dato riesca a cambiare già mercoledì. Già breve, esatto, già sì. Mercoledì. Ora Dallara con la faccia da capitano in avanti sempre per Florian, palla respinta fuori, Venitucci la mette giù molto bene, la conclusione rimpallata da un difensore, arriva allora Kocic, attraverso in mezzo, di nuovo allontanato il pallone. Qui prova l'anticipo Tomanelli, poi arriva anche a dargli Manforte, sembrava Romano, sì, quindi davanti alla panchina di Pablo Granoce, rimessa per l'Altavilla, e abbiamo visto capitano Dallara che oggi riprende il suo posto in difesa, l'abbiamo visto, no, Luca, con l'Altavilla fare l'attaccante aggiunto anche per appunto emergenza, no, perché non avevamo attaccanti, diciamo che non se l'è cavata male, però è logico, lui è un difensore, quindi lì fa fatica, ecco, ha provato a fare qualche sponda. Sì, sicuramente avere un difensore in attacco non è mai facile, specialmente per il giocatore, però lui se l'è cavata egregiamente, diciamo, purtroppo non si è riusciti a trovare la via del gol, però comunque con le sue sponde ha cercato di aiutare il reparto offensivo, insomma, il suo compagno Cibin a cercare nuovi spunti. Qui recupera molto bene infatti la Clivense con Pavone che va a rinviare in avanti, quest'oggi Pavone con una maglia giallo fluo, quindi molto visibile anche qua dagli spalti, subito a rimettere in gioco proprio capitano Dallara che va al lancio lungo, Florian di testa però non riesce a raggiungere Richiello, allora Sisse, anche lui nuovamente colpo di testa, palla in avanti, Bragagnolo ci pensa due volte a rimandare in avanti, pesca proprio Florian, poi Venitucci con la 10, larga sulla sinistra per Richiello, dietro da Sisse. Cambiano i due mediani, Romano prova il tiro, la conclusione! E piega le mani al portiere Romano e porta in vantaggio la Clivense 1-0. Andiamo così, ragazzi. Fantastico gol da parte di Romano qua. Portiere sicuramente non impeccabile, ma tiro veramente fortissimo e angolato. Ha proprio spezzato le dita, no? Quasi a Cora qui, che ha provato a deviare, no, il pallone che arrivava da lontanissimo, quindi sicuramente poteva fare qui molto meglio il portiere, ma non ci lamentiamo, direi. Assolutamente, direi di no, non ci lamentiamo, anche perché finalmente abbiamo visto un tiro dalla lunga distanza, lo chiedevamo nelle partite precedenti, qui Romano si è preso sulle spalle la responsabilità di provare, insomma, a tirare anche da fuori area ed è stato assolutamente ripagato. Esatto, un invito, no, a tirare più spesso, perché no, la Clivense ce le ha le qualità per provare il tiro dalla distanza, l'ha fatto qualche volta Richiello, qualche volta Venitucci, ma spesso se non si riesce, no, a arrivare con lanci lunghi davanti al portiere, si può provare questa soluzione che, come abbiamo appena visto, più delle volte frutta, perché anche quest'oggi comunque è logico, anche partecipe comunque il portiere, però se non si tira non si può sapere, quindi alla volte può andare bene, a volte va male, oggi è andata benissimo, quindi la Clivense finalmente si trova in vantaggio, perché nelle ultime partite era sempre partita sotto, no, e poi non è più riuscita a recuperare il risultato, anche psicologicamente può essere comunque un aiuto, no, perché sai, vai sotto 1-0, le squadre avversarie si chiudono in difesa, sono parcheggiano, no, il famoso pullman davanti alla porta, e poi è un
problema rimetterla in piedi. Invece andando avanti comunque 1-0 ti permette sicuramente di essere più leggero mentalmente, poi costringe anche noi gli avversari a non potersi chiudere, perché se devono provare a riprendere il match devono comunque sbilanciarsi. Sì, assolutamente, hai detto benissimo. Comunque la Chivense era da qualche partita che non riusciva a sbloccare il risultato, comunque portarsi in vantaggio. Può essere una situazione favorevole questa, perché per la prima volta dovremo vedere un avversario che deve lui sbilanciarsi per rimettere la partita in piedi. Di conseguenza non è più la Clivense che deve cercare di buttare giù il pullman davanti alla porta, comunque il muro difensivo, ma diciamo che è il contrario, quindi possono esserci anche più spazi da sfruttare per le velocità sulle fasce da parte degli uomini di quest'oggi mister Pablo Granoccia. Nel frattempo è finito a terra Richiello, è arrivato il fischio del direttore di gara, quindi per permettere un attimo alla Clivense di respirare. È una Clivense che è logico ci auguriamo quanto prima possa trovare anche il gol della sicurezza. La partita è appena iniziata, siamo appena all'undicesimo minuto, però sicuramente meglio non potevamo iniziare. Però la Clivense che deve continuare a macinare, ora Kocic dalla bandierina, il traversone in mezzo, la palla lunga verso il secondo palo, arriva ora Penazzi anticipato, poi anche è sfortunato un pallone, però non esce, rimane in campo, prova qui a portarsela fuori il giocatore, si alza la bandierina ed è rimessa, sì, per la Clivense. Allora Venitucci ricomincia da Romano, l'autore dell'1-0, bello traversone in mezzo, respinge la difesa, si siede di testa, arriva Erichiello, la mette giù di petto, in profondità, un attimo in mezzo per Florian, spalla alla porta, Florian combatte, finisce a terra, non c'entra, poi si rialza caparbiamente, ma fallosamente, una scivolata danni dell'avversario, quindi arriva il fischio del direttore di gara. Poi nel frattempo noi ne approfittiamo per salutare anche tutti gli amici che ci seguono da casa con la diretta su YouTube, siamo in quasi 300 e appunto le immagini tutto a posto, perché sappiamo qui che la connessione stamattina non è delle migliori, però come sempre i nostri amici di Aveia lavorano per dare il servizio più ottimale. E rispondiamo subito alla prima domanda che ci arriva da parte di Nicola: mister Allegretti è fuori per squalifica solo oggi? Sì, mercoledì lo ritroveremo in campo. Attenzione poi a questa offensiva però nel frattempo da parte del Camisano, ma fa buona guardia a Tobanelli, quindi potrà andare Pavoni dal rinvio. E sempre Nicola scrive: bravi, così vi voglio, rabbiosi, no? È quello che un po' si chiedeva a questa squadra, che le qualità ce l'ha, però forse mancava un po' quella grinta, quella determinazione, no? Per portare a casa il risultato. Una Clivense che non può permettersi, no? È logico, qualsiasi squadra può avere una fase di appannamento, però soprattutto una Clivense chiamata, no? a mantenere le posizioni alte, questi down non sono concessi. Sì, sicuramente non sono concessi, ma più che a mantenere le posizioni alte bisogna essere concentrati sul fare un bel gioco, insomma, sul giocare bene, grintosi, appunto come ci diceva Nicola, perché la partita scorsa insomma l'abbiamo vista tutti una Clivense nel primo tempo molto appannata, ecco, diciamo, non si riusciva neanche a fraseggiare, di conseguenza è quello un po' che bisogna ritrovare, la rabbia e l'agonismo che c'è in questi primi minuti. Esatto. E mentre qui Tomanelli va al lancio lungo per Florian, prova a metterla giù, qui combatte in mezzo a due difensori, non è facile, sempre accerchiato, però qui nel frattempo Bragagnolo ha fischiato un fallo, non ho ben capito per cosa, però fatto sta che punizione in favore del Camisano. Nel frattempo rispondiamo a Nicolò che ci chiede: Antinucci che fine ha fatto? È qui in tribuna a seguire la squadra, però come vi ricordavo poc'anzi è stato operato una settimana fa ormai al tendine della mano sinistra, se non erro, quindi è costretto a stare ai box, ne ha almeno per un'altra settimana, poi lo vedremo sicuramente in campo probabilmente con un tutore o comunque con un bendaggio, però al momento non può, ecco, rischiare di prendere ulteriori colpi che invece qui ha dato Venitucci al numero 7 Faggino, e quindi calcio di punizione per il Camisano. Sì, punizione interessante, leggermente arretrata, sicuramente qua tentare la porta è un azzardo, però può venire fuori un ottimo cross in quanto a posizione centrale, quindi anche per il portiere è difficile insomma calcolare un'eventuale uscita. Sì, si forma la linea, no? Proprio al limite dell'area di rigore, la battuta in mezzo, palla lunga, qui un colpo di testa, vediamo se è rimessa o angolo. Sì, è rimessa per Pavoni, quindi innocua questa punizione. Ci scrive Riccardo: vedo che l'arbitro non riesce a stare in piedi, probabilmente sì, ha sbagliato i tacchetti, può succedere, no? Però
anche con tutta la sabbia che c'è in campo. Poi l'avevamo visto anche leggermente dolorante nei primi minuti, forse qualche problema anche per lui, però adesso comunque sembra aver ripreso. Domenica prossima dove giochiamo? Grazie per la risposta, ci chiede sempre Nicolò. Siamo qui dall'area, recupera il pallone, lancio in avanti proprio a cercare Florian, ribattuto indietro. Qua Penazzi combatte, però non vince il contrasto. Allora la rimessa è sempre in favore del Camisano. Dicevamo allora che giochiamo sì mercoledì, il turno settimanale qua in casa, sempre San Martino contro il Vigage. Orario un po' scomodo perché si gioca alle 14.30, quindi sicuramente non tutti potranno essere qui presenti, però comunque noi con la diretta, anche se è proprio per quello, per permettere anche a chi non potrà essere qui, ma semmai no dal lavoro, mettendo poi il cellulare lì di nascosto, a seguire la partita. E poi domenica invece in trasferta contro l'Academy Plateola, quindi tre partite nel giro di 7 giorni. Bragagnolo qui prova a difendere, qui aspetta no, l'uscita di Baroni che non arriva, però protegge molto bene Bragagnolo il pallone, quindi potrà andare Pavoni dalla rimessa, quella rimessa dal fondo. Sì, qua non si sono capiti i due giocatori della Crivenza, per fortuna insomma è riuscito Bragagnolo a proteggere bene il pallone fino sulla linea di fondo, quindi nulla di fatto insomma per l'attacco del Camisano, però qua questa incomprensione poteva costare cara. Ora Pavoni, rinvio, la palla a scendere, Romano la mette giù di petto subito a cercare di meccare in profondità Flori, ma poi chiude tutto il giocatore del Camisano. Ora il capitano Pavan all'indietro per De Stefani, palla respinta, ora Florian viene proprio a prendersela al centrocampo, ma vede un tocco di braccio da parte di Florian, direttore di gara, quindi punizione per il Camisano, che batte subito il pallone ora tra i piedi di Faggin, torna qui sulla sinistra per De Stefani. Penazzi qui subito in pressing, molto bene, allora Bragagnolo respingere l'attacco, qui Florian non ci arriva, anche una leggera spinta qui da parte del difensore che con astuzia no, si diciamo sbilancia no, Florian, e quindi permette di recuperare il pallone, qui il lancio lungo non ci arriverà mai, infatti palla che si spegne sul fondo, allora potrà andare al rinvio. Nel frattempo arriva anche il secondo parziale di giornata dopo quello della Crivenza, ovvero l'1-0 di Leso per il Valgatara contro l'Ambrosiana. Attenzione, risultato importante direi. Assolutamente, risultato importantissimo per i fini della classifica. In questo momento la Crivenza virtualmente cavalca proprio l'Ambrosiana e va a più 2, quindi ovviamente un Valgatara che in questo momento sta aiutando gli uomini di Pablo Granoce, perché con questo risultato insomma riprenderebbero la vita della classifica persa dopo qualche prestazione appannata. Naturalmente è ancora lunga no, perché siamo solo all'inizio, però già comunque è un'ottima notizia. Nel frattempo ieri ci sono stati due anticipi con lo Schio che ha battuto 1-0 l'Albignasego e poi l'Euro Cassola che in casa ha battuto il prossimo avversario appunto sì, l'Academy Plateola per sempre 1-0, quindi appunto l'Academy Plateola prossimo avversario clivense in trasferta. E dicevi benissimo appunto Luca, l'Ambrosiana che tolti i risultati di oggi guida questo girone a quota 39, una Clivense subito dietro al 38 e poi attenzione no, occhio al Bassano che è lì a 36, l'abbiamo visto no, anche nel girone di andata, una ottima squadra del Bassano che è sempre lì in agguato ed è a tutti gli effetti la terza forza del campionato, poi a pari merito appunto del Plateola che però oggi ha perso, quindi ha una partita già giocata, una partita in più, però comunque come dicevamo sempre un girone bello tosto con almeno tre squadre lì in vetta che provano no, a prendersi questo primo posto, però appunto risultati anche altalenanti no, non hanno permesso di avere una vera regina di questo girone. Sì, sicuramente complice anche il fatto che non è che ci sia questo dislivello fra le squadre di alta classifica e quelle di bassa classifica, comunque abbiamo visto che tutte insomma le squadre lì al vertice hanno steccato queste ultime giornate, quindi diciamo che non è mai facile giocare contro nessuno, ognuno ha le sue insidie insomma, come abbiamo visto che la settimana precedente insomma sia l'Ambrosiana che la Clivese ne sono uscite sconfitte. Qui per lo meno avanti qui sembrava rientrare dal fuorigioco il numero 4, non si alza la bandierina, allora qui non arriva l'aggancio Venitucci, pallone rinviato in avanti ma fuori misura, allora rimessa per Penazzi,
qui titolare sulla fascia destra. Pirazzi cerca un compagno libero in avanti, lo trova in Florian, la sponda per Venitucci, mette giù il pallone, qui lo scambio per Penazzi, riesce a mantenere il pallone in gioco Penazzi, qui però perde il duello con due avversari, allora prova a uscire il Camisano, il pallone, la girata, ma fuori misura qui su una pista di atletica. Allora la rimessa, però un problema per un giocatore del Camisano, forse ha ricevuto un colpo al volto, però sembra poter riprendere il gioco senza bisogno dell'intervento da parte dello staff sanitario. Allora vediamo l'arbitro che va, dove sta andando l'arbitro Luca? Vedo che sta andando a parlare con forse Pablo Granoce. Sì, forse è andato a dire qualcosa, insomma, proprio a Granoce. Non abbiamo capito insomma cosa. Adesso la Clivenza restituisce, parla al Camisano che aveva buttato fuori il pallone per soccorrere eventualmente il suo compagno. Sì, qui c'è stato lo sportivo, allora può ripartire il Camisano. Porta palla qui numero 6 Maestrello, lancio ora in avanti, Bragagnolo di testa a chiudere, concede solo la rimessa. Noi siamo arrivati a oltre 300 su YouTube, salutiamo anche gli ultimi che ci hanno raggiunto, che si sono collegati per questa diretta di Clivense Camisano. Se vi siete persi, il gol realizzato Romano, che oggi ritrova appunto il campo dal primo minuto, e diciamo che ha bagnato molto bene la sua titolarità con questo gran gol dalla distanza. Attenzione, qui il Camisano prova a uscire dall'angolo lì di destra dalla bandierina e riesce a conquistare questo calcio d'angolo che va a battere il numero 10 Gusella. Allora si formano le coppie dentro all'area di rigore. Calci d'angolo, abbiamo imparato, no? Sono sempre pericolosi sia a favore che contro, no? Quindi assolutamente sempre apprensione in questi casi. Il pallone che gira e Florian che ha dato una mano ai suoi compagni, la devia, ma regala nuovamente il tiro dalla bandierina. Allora ancora Gusella. Sì, pallone tagliato, messo a rientrare, quindi molto difficile per la difesa. Poi il Camisano porta molti uomini a saltare. Allontana ora Richiello, è finito anche a terra qui Florian, ma mantiene il possesso il Camisano, che qui si accontenta della rimessa che va a battere il capitano Pavan. Anzi, lascia il pallone. Vediamo a chi. Appena si gira, numero 5 Coleman, che va proprio alla rimessa lunga, mi sa, perché nessun compagno è venuto incontro. Ed è così, pallone che però allontana Pavoni. Subito qui Venitucci, la bella l'idea per Richiello. Ancora Coleman, pallone in avanti per Pavan, che vince la rimessa, la lascia sempre a Coleman, che allora andrà nuovamente al lancio lungo, una rimessa quasi rugbistica a centro area. Prende la rincorsa il numero 5, pallone scaraventato in mezzo, allontana Bragagnolo, qui è Richiello, prova a scappare via, ci riesce, è sempre però tallonato dall'avversario. Allora Richiello combatte in mezzo a tre avversari, finisce anche a terra, si rialza, qui è Richiello, tutto regolare, poi arriva in scivolata Kocic, che arriva, subisce anche una spinta, qui attenzione, si cadono gli animi, qui Kocic sicuramente un intervento duro, ma sul pallone sì, poi la panchina insomma del Camisano si è lamentata, ma intervento assolutamente sul pallone, un po' rude ma comunque assolutamente legale. Poi è arrivato il numero 2 insomma, che pensava diversamente, ha dato una spinta, e quindi Kocic insomma si è girato per insomma vedere intanto chi fosse stato, e per è stata anche una munizione nei confronti, adesso appena si gira vediamo il numero, capiamo di chi si tratta. Penso sia un membro della panchina, se non erro. No, mi sembrava il giocatore che adesso si sta allontanando, che è vicino a Venitucci. Aspettiamo che si giri. Sì. Vediamo. Forse una parola di troppo, forse è proprio lui che dopo nel piccolo parapiglia è stato quello più aggressivo
quindi vediamo. Numero non si gira niente, 8, non sapremo mai. Tempo però c'è il calcio di punizione. Numero 7 è stato munito, quindi Faggin. Ora calcio di punizione per il Camisano. Traversone in mezzo, Florian, sempre lui di testa. Allora altro calcio d'angolo. Un ottimo momento ora questo per gli ospiti, che sono sempre lì, che con una rimessa lunga, con un calcio d'angolo, stanno provando a impensierire la retroguardia della Clivense. Ora nuovamente dalla bandierina il Camisano, traversone sul primo palo, allontana il capitan dall'area in avanti, dove però non c'è nessuno. Ora Coleman, qui pallone intercettato dall'area, qui pallone lungo, profondità, e finalmente ora può rimpossessarsi della sfera la Clivense con Pavoni, che andrà a rimettere in gioco, quindi può salire ora la Clivense, che negli ultimi minuti si era un po' troppo abbassata. Nel frattempo arriva anche attenzione, arrivano anche un altro parziale importantissimo, non me l'aspettavo. Allora c'è sia la Belfiorese che è in vantaggio con Balde sul Mestrino 1-0, ma poi soprattutto c'è il 2-0 dell'Unione Rocca Altavilla, che conosciamo molto bene, sul Bassano, gol di Lombardo e Fracolo, quindi un'Altavilla che sta diciamo mantenendo fede a quello che abbiamo visto domenica scorsa. Sicuramente un'Altavilla che ha beneficiato anche di una Clivense in quel caso un po' spenta, ecco, perché poi non è che avesse avuto chissà quali occasioni, però come testimonia questo risultato, un 2-0 al Bassano, che abbiamo detto poco fa comunque, e che abbiamo visto noi stessi comunque essere una formazione di tutto rispetto, non ci aspettavamo sicuramente, però un 2-0, naturalmente come dicevamo la partita è lunga, però un risultato sicuramente che può far comodo, direi. Sì, assolutamente, un parziale anche pesante in questo momento, perché comunque un Bassano che si era ripreso insomma in queste ultime giornate, aveva iniziato a macinare punti, quindi sicuramente sono stati un po' sorpresi in questo inizio partita. È ancora lunghissima, però sì, però indice del fatto che appunto alla fine sono tutte finali, cioè nel senso, esatto, tutte avversarie toste, come è qui è tosto l'intervento di Penazzi, che nei confronti del numero 3 De Stefani, che si becca la munizione, non è d'accordo in orsai, sentirete sugli spalti, l'ha munito Penazzi. Noi siamo al 28esimo, quasi alla mezz'ora di questo primo tempo fra Clivense e Camisano. Poi salutiamo sempre Mattia, si saluta, grande fan delle nostre telecronache. Ora il pallone per Coleman, subito in avanti, Romano quasi di tacco, però il pallone rimane lì. Ora la conclusione è provata dal numero 8 Giaretta, respinto. Ancora Giaretta, ottimo palo di recupero da parte di Sisse. Florian scarta un avversario, Florian allarga subito per Venitucci, molto bene sulla destra Venitucci, arriva anche Penazzi, il pallone è lungo ma non ci può mai arrivare Penazzi, allora può recuperare Coleman, la palla però non uscirà mai, quindi prova a proteggerla, e poi infatti Coleman qui si arrabbia anche con il proprio portiere, chiamava probabilmente un'uscita, allora è costretto a regalare il calcio d'angolo per la Clivense. Se ne incarica Venitucci, finalmente vediamo Venitucci battere un calcio d'angolo, era da tanto, no, che vedevamo qualcun altro sostituirlo, diciamo anche molto bene Cibin oppure Kocic, però è un incaricato dei calci piazzati. Allora Venitucci, pallone dentro, Florian l'ha girata ma il pallone sorvola alta la traversa, però un'ottima girata, qui ci ha provato l'attaccante di casa. Sì, ci ha provato su un ottimo tiro dalla bandierina, leggermente sbilanciato insomma il pallone, non è troppo alto, non riesce a indirizzarlo verso il specchio della porta e a tenerlo basso, però comunque un'ottima occasione e soprattutto un ottimo cross che a rientrare, quindi complicatissimo per il portiere per uscirci, anche per la difesa sicuramente ingenuità difensiva per regalare un calcio d'angolo del genere. Infatti abbiamo visto anche il numero 5 del Camisano che si è arrabbiato col suo portiere, però comunque sono occasioni da sfruttare per la Clivense. La ricomincia dal basso il Camisano con appunto Coleman, duettano i due centrali di difesa. Ora Maestrello
il lancio lungo, alzando anche un po' di sabbia. Pallone rispedito indietro, sempre a Coleman. Altro lancio in avanti, pallone lunghissimo, allora fa buona guardia a Richiello. E il pallone che non finisce in rimessa, ma sarà sì, non dal portiere, ma rimessa con le mani per Kocic, quasi all'altezza della bandierina. Sì, abbiamo visto che quando ci sono dei lanci lunghi, quando il pallone rimbalza sul terreno di gioco, insomma, si alza parecchia sabbia. Questo anche indice di quanto, insomma, ce n'è sul terreno di gioco, tanto che proprio nel prepartita, subito fine del riscaldamento, si sono, insomma, lo staff di mister Pablo Carnoccia, insomma, si è preoccupato di ricordare ai suoi giocatori, insomma, di fare la scelta più corretta possibile per quanto riguarda i tacchetti. Sì, e poi direi dopo il riscaldamento di togliersi le scarpe, sbatterle bene, far uscire tutta la sabbia, che sennò poi dopo si ritrovano partita un po' di impaccio, sì, a correre sulla spiaggia. Esatto, magari, no? Le temperature però non sono proprio quelle ottimali. Allora qui il Camisano respinge Tobanelli, un po' storta la sua deviazione, allora solo concedere la rimessa. Rimane in attacco il Camisano. Nel frattempo Roberto ci chiede: ma dove giocano? Giochiamo sì a San Martino, non in spiaggia, ma nel campo di Borgo della Vittoria. Beh, intanto vediamo un Camisano in questi ultimi minuti, insomma, dopo il gol della Clivenza è iniziato a premere, una Clivenza che adesso fa fatica a costruire azioni da gioco come ha fatto nei primi 10 minuti. Seguente il Camisano sta spingendo per trovare il pareggio, è un po' quello che dicevamo, che adesso aspetta il Camisano, insomma, lanciarci tutti in avanti per provare a rimettere in equilibrio questa partita, mentre una Clivenza che può gestire. Sì, deve però provare a uscire un po' la Clivenza, perché qui è da troppi minuti che il Camisano sta stringendo gli uomini di Pablo Granoci nella propria metà campo. Infatti qua recupera un altro pallone la formazione ospite, qui Kocic prova ad allontanare, lo aiuta Sisse, Florian di testa, prova ad andare da Richiello, però sì, sempre pallone in out. Sempre di esperienza, insomma, il numero 5 del Camisano che sbilancia leggermente Florian per evitare che riesca a colpire bene il pallone, quindi sta usando tutta la sua esperienza per limitare le giocate di Damien. E Paolo, avete visto anche dalle telecamere in panchina a chiamare, no? Di alzarsi ai propri giocatori. Qui Penazzi in avanti, nel frattempo invece Raizzo ci chiede: where is Kevin in the route? Allora, diciamo una volta per tutte, abbiamo detto anche attraverso il comunicato ufficiale, Kevin non fa più parte di questa squadra, diciamo che anche per problemi familiari non ha potuto, diciamo, ecco, stare qui a fianco della squadra, quindi alla fine l'accordo comune, ecco, è rientrato lui a casa a Milano, e quindi poi sicuramente lì avrà trovato un'altra squadra, perché comunque abbiamo visto che il giocatore sicuramente può meritarsi, no, un posto in una squadra e soprattutto in una categoria superiore di quella che è stata l'anno scorso, però ecco, tutti gli effetti ormai Kevin Zerato è un ex giocatore della Clivenza. Allora nel frattempo Kocic, lancio in avanti per Florian, qui spalla alla porta, prova a combattere, ma il soffio prova a ripartire pericolosamente qui il Camisano, ma grandissimo qui l'intervento di Tobanelli, che è sempre una sicurezza. Poi qui attenzione a Romano, che per un attimo perde il controllo. Qui Sisse duettano Richiello e Florian sempre in mezzo tra avversari, non è facile quest'oggi per lui provare, ecco, a girarsi. Qui il pallone un po' a metà via, allora recupera Pavan, però poi il pallone sempre fra i giocatori della Clivenza, con Romano che cambia con Venitucci, triangolo fra i due. Venitucci alza la testa, mandare in profondità e Richiello, Coleman lo anticipa, ma Richiello recupera il pallone, qui però si alza la bandierina per una posizione di fuorigioco molto dubbia, Richiello. Tra sì, non abbiamo visto e non abbiamo il VAR per poter rivedere il movimento da parte di Richiello. Qualche dubbio ci rimane. Allora riparte il Camisano, prova a fare pressing da Clivenza e a rispedire all'indietro gli avversari. Ora il traversone e lancio a campanile, però letteralmente fuori misura, allora può respirare un po' la Clivenza e recupera il pallone. Ora con le mani, allora il numero 7 è Kocic davanti alla panchina di Pablo Granoci, mister Allegretti, appunto, ricordiamo,
squalificato, allora è qui sotto in tribuna. Intanto viene fischiato un fallo in favore della Crivenza, fallo su Florian, che questa volta l'arbitro punisce insomma la spinta ai suoi danni. Qui non in maniera furba insomma i difensori del Camisano hanno provato a fermare l'arbitro, questa volta se ne è accorto, quindi punizione da punto molto interessante per un traversone. Sicuramente, nel frattempo Nicolò ci chiede capitan Baleato. Baleato è in panchina, quindi sta bene, soltanto una scelta tecnica, ecco, non farlo partire dal primo minuto, però sicuramente può essere un cambio importante nel corso della partita. Allora pronto con il suo mancino in the round, Venitucci, pallone in mezzo, respinto, allora arriva Richiello, si torna un'altra volta da Venitucci. Kocic un po' chiuso, allora costretto al lancio in avanti, ed è anche fortunato perché trova la deviazione di un avversario, allora guadagna la rimessa proprio davanti alla panchina dei propri compagni. Kocic con le mani in avanti per Venitucci, non riesce a girarsi, allora Dall'Ara a rispedire in avanti il pallone, è un flipper. Venitucci prova a mandare in profondità Florian, che poi cade a terra. Invita però a rialzarsi il direttore di gara. Michele ci scrive: in pugno la partita adesso, forza Clivense, dai. Comunque Camisano che non è da sottovalutare e sta dimostrando negli ultimi frangenti che comunque sa giocare palla a terra, quindi non c'è, ecco, da distrarsi, anzi bisogna comunque provare a cercare il raddoppio per quantomeno mettere un po' al sicuro questo risultato. La Dall'Ara, la respinta, azione Bragagnolo, anche lui con il colpo di testa, qui recupera palla per un attimo Venitucci, ma arriva il fischio da parte del direttore di gara, punizione. Sì, adesso un Camisano che sta premendo come negli ultimi minuti, ma Clivense sta facendo molta difficoltà insomma a tornare a giocare come è riuscito a fare bene all'inizio di questa partita. Sicuramente complice anche il fatto che il Camisano si è dovuto alzare e ha dovuto aumentare i ritmi per cercare appunto di impensierire il portiere Pavoni. Vediamo insomma se la Clivense riuscirà a ritrovare quella fluidità di gioco che sembrava avere nei primi minuti. In questo momento un po' schiacciata, quindi è partita tutt'altro che al sicuro. Arrivano anche i fischi dalle tribune della Phoenix Arena. Pronto Cusella, pallone lungo, molto bene così direi, quindi pallone che si spegne sul fondo, allora Pavoni potrà andare al rinvio. Ricordiamo anche gli ultimi risultati da parte del Camisano, ovvero la sconfitta domenica scorsa contro l'Eurocassola e poi il pareggio con il Garda, quindi non è uno dei migliori momenti del Camisano, ma facciamo compagnia anche noi, perché appunto anche la Clivense viene appunto da tre sconfitte consecutive, due in campionato e una in Coppa. Ma qui si gira molto bene Venitucci a lanciare in profondità Richiello, che fa un po' a sportellate con il difensore, però non riesce ad arrivare sul pallone. Sì, si strattonano entrambi in questa circostanza, quindi l'arbitro decide di lasciare pari patta insomma la situazione. Entrambi si stavano trattenendo, quindi non ha visto gli estremi per un fallo né da un lato né dall'altro. Allora Richiello qui lavora molto bene la palla a mandare sul lungo linea Kocic in mezzo, qui non riesce a tornare da Venitucci, allora Tobanelli per Richiello, dietro per ancora Tobanelli, lancio in avanti Venitucci, molto bene, quanto è prezioso il rientro di Venitucci, lo si vede anche da queste piccole cose. Qui Romano ha provato a mandare sulla sinistra in profondità Richiello, però non è riuscito nell'aggancio, allora rimessa per il Camisano. Pallone recuperato proprio da Venitucci, prova ad andare via sulla fascia e ci riesce Venitucci, il cross in mezzo, Coleman allontana. Coleman uno sicuramente dei migliori della formazione ospite, sempre attento in fase difensiva e comunque grazie alle sue doti fisiche. Sì, in questa circostanza preziosissimo, perché il pallone era perfettamente calibrato insomma per Florian, ha chiuso molto bene, ma tutta la partita insomma che non sta sbagliando quasi nulla. Va a recuperare il pallone qui il Camisano nel lancio lungo, ci arriva per primo capitan Dall'Ara, molto bene qui, riesce a tenere anche il pallone in campo, recupera ora De Stefani, allora Florian però a suffragio, allora si gira
Florian porta palla a centrocampo, non trova però il suo compagno, lo trova ora in Penazzi, subito attraversore, una deviazione che quindi manda la traiettoria dritta tra i guantoni di Cora, che manda, fa ripartire subito i suoi. Allora porta palla Cusella ancora per Coleman, quando siamo al 40esimo, quindi 5 più recupero per questo primo tempo tra Clemenza e Camisano. Chiude Capitan Dall'Ara, scala aventato il pallone più in alto che in avanti, ora rimbalza due volte, poi arriva il fischio, danni di Richiello, una spinta di troppo nei confronti dell'avversario, ora batte subito però il Camisano, pallone in avantissimo direttamente fra i guantoni di Pavone, quindi può andare lui al rinvio, ma c'è tutta calma del mondo, quindi fa salire i suoi compagni per guadagnare qualche metro. Ora va, ora rinvio Pavone a cercare la punta, Venitucci gli suga il pallone e Coleman, qui addirittura arriva anche il fallo un'altra volta, abbiamo detto appunto Coleman sempre sugli scudi, qui ha soffiato il pallone a Venitucci, poi ha guadagnato anche questa punizione. Sì, sicuramente il giocatore in questo momento sta giocando meglio per il Camisano, comunque come detto prima, insomma, sempre sul pezzo, in questo caso Venitucci sfortunato per l'anticipo, aver subito l'anticipo da parte di Coleman, quindi non è riuscito a frenarsi sullo slancio e gli è andato a colpire. Nel tempo pallone che ritorna da Pavoni, lo raccoglie, allora andrà la rimessa, fa salire, fa gesto a Dall'Ara di salire. Matteo ci chiede: ma è neve, bianco? No, è sabbia. Ha nevicato, no? Di recente, però ormai si è tutta sciolta. Mancava solo la neve, poi eravamo a posto su questo campo. Esatto. Poteva fare patinaggio poi. Qui Venitucci atterrato, qua c'è il fischio. Direi che ci sta tutto. Fischio anche leggermente in ritardo, forse pensava che si potesse sviluppare un eventuale vantaggio con Penazzi, che intanto era andato in sovrapposizione. Allora salgono le torri con Dall'Ara e Bragagnolo, rimane giù dall'ultimo uomo Tobanelli, ora Venitucci, pallone scaraventato in mezzo, prova a girarlo Dall'Ara, ma recupera palla il Camisano, attenzione qui alla ripartenza, allora si sacrifica Penazzi a rincorrere l'avversario, infatti proprio Penazzi che insieme a Romano chiude questo possibile contropiede. Allora va con le mani Anostini. Pallone ora per un compagno, ma scivola a terra, quindi Sissé prova ad andare via molto bene. Scambia con Florian, ottimo il lavoro qua del giovane Omar. Ritorna poi Florian da Sissé. Sissé qui viene atterrato e non c'è niente. Qui secondo il direttore di gara, da rivedere questa entrata del giocatore del Camisano. Sì, però sicuramente un'ottima iniziativa personale da parte di Sissé, che poi ha servito benissimo Florian, che gli ha servito il pallone di ritorno, poi ha provato a rientrare con un dribbling sfortunato, insomma non si è ben capito se è stato colpito o no dal difensore, per il direttore di gara non c'è nulla, quindi però un'ottima azione propositiva da parte, sì, di Sissé. Direi che questo, no, il Sissé che vogliamo vedere, che abbiamo visto invece nelle ultime partite un po' annebbiato. Sì, un po' in affanno, come in realtà tutta la squadra. Però sappiamo il Sissé, uno dei migliori giovani elementi di questa squadra, cosa può dare. Qui pallone fuori misura di Bragagnolo, allora recupera Pavan. Servire il numero 7 Fagin, all'indietro si va dalla parte opposta, davanti proprio alla panchina del Camisano. Qui va molto via il giocatore al marcatura di Sissé, pallone però in avanti, direttamente braccio a Pavoni, che quindi può recuperare. Nel frattempo finito il primo tempo di Belfiorese e Mestrino, con appunto la Belfiorese avanti 1-0. Rinvio altissimo da parte di Pavoni, allontana sempre lui Coleman, rincorre la sfera a Kocic a proteggere l'uscita del pallone, quindi rimessa dalla proprio Kocic con le mani.
pallone che arriva adesso. Kocic. Cercare Florian che la allunga per Venitucci. Appoggio per Richiello, non passa. È arrivato il fallo e anche la munizione qui per il numero 6, quindi si tratta di Maestrello, secondo ammonito per il Camisano. Sì, fallo ai danni di Venitucci, che adesso gli va anche a dire qualcosa. Ovviamente un fallo irruente, è costata anche l'ammonizione, insomma, al giocatore del Camisano. Intanto viene segnalato un minuto di recupero. Quindi un minuto oltre il 45esimo, già iniziato. Un minuto di recupero. Qui troppo fiscale forse l'arbitro, no? Perché non sembrava un fallo, chissà che cosa, però sicuramente non ci lamentiamo, anzi abbiamo visto falli peggiori non essere puniti con il cartellino. Però. Sì, esatto, poi abbiamo visto un Venitucci che appunto si è rivolto a chi ha fatto il fallo, quindi magari insomma noi ci siamo persi qualcosa che loro dal campo hanno visto, magari secondo lui era un fallo più brutto insomma di quello che sembrava. Nel frattempo qui ottimo lavoro da parte di Richiello, che guadagna l'ultimo calcio d'angolo di questo primo tempo, che siamo ormai al 46esimo. Scatta adesso, quindi dopo arriverà probabilmente il fischio dell'arbitro. C'è però da battere un importante calcio d'angolo. Ora va dalla bandierina Venitucci, pallone dentro, la girata di Dallara ma fuori misura, ed è arrivato sì adesso il duplice fischio del direttore di gara. Finisce qui il primo tempo di Clivense Camisano, con la Clivense avanti grazie all'Eurogol di Romano. Ora intervallo e poi ci ritroviamo sempre qui da Borgo della Vittoria per il secondo tempo della partita. Cerchi un'esperienza Wi-Fi da urlo? Qualunque sia la tua passione, Avelia è in grado di progettare e realizzare l'impianto Wi-Fi che fa al caso tuo, con una copertura ottimale, in grado di soddisfare le necessità del tuo lavoro e le esigenze dei tuoi ospiti. Avelia fornisce inoltre un servizio di consulenza specializzata sulle reti già esistenti, per rendere ogni impianto altamente affidabile e facilmente gestibile in totale autonomia. I nostri impianti sono scalabili e possono crescere in base alle esigenze del tuo business, supportando sempre un'alta densità di utenti connessi. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Nel mondo del calcio le altre nazioni hanno avuto un'evoluzione enorme, hanno stadi fantastici, hanno settori giovanili importanti, centri sportivi all'avanguardia. Io mi sono detto, visto che questo per me ritengo che sia una cosa fondamentale per la costruzione di una società, mi sembrava giusto partire appunto da queste cose. Bisogna credere in questo progetto, perché intanto è un progetto fantastico, è un progetto che dovrebbero averlo tutte le società, dalla Serie A alla terza categoria, se vogliamo ritornare a essere una delle nazioni più importanti al mondo, nel mondo del calcio. Il settore giovanile è importante, il settore giovanile aiuta, il settore giovanile è forse lo scopo di una società sportiva, o meglio dovrebbe essere lo scopo di una società sportiva, dare cioè la possibilità ai ragazzi del territorio, ma anche fuori del territorio, di vivere un'esperienza, di crescere con valori sani, con principi. I sogni sono belli perché sono è un quel qualcosa che ti costringe a impegnarti sempre al massimo per riuscire a raggiungerli. Lui è visionario del nostro duo, se vogliamo. È il bomber, è quello che fa gol, spinge tutti a dare il massimo sempre. È quello che è un po' più esperto, che mi aiuta a tenermi a freno. Vuole la stessa cosa, però sa che bisogna avere i piedi ben piantati per terra, ecco, è importante. Sono due visioni diverse, cioè l'attaccante e il difensore, e insieme fanno squadra.
siamo pronti per riprendere la telecronaca di questo secondo tempo fra Clivense e Camisano. Una Clivense, lo ripetiamo, avanti 1-0 in quella che alla fine, a dire la verità, è stata l'unica vera occasione da parte della Clivense, forse l'unico anche tiro nello specchio della porta, quello di Daniele Romano, che ha tirato fuori dal cilindro una bellissima conclusione dalla distanza. Poi c'è anche lo zampino del portiere Cora, che lì quasi si è visto piegare la mano nel tentativo, no, di respingere la conclusione, però sta di fatto che appunto la Clivense ha trovato così il vantaggio. Un Camisano che poi ha provato più volte a schiacciare nella propria metà campo la Clivense, però è stata molto diciamo imprecisa nel trovare quei lanci lunghi propri attaccanti. Una Clivense che allora è chiamata in questa ripresa quantomeno ad attaccare con più insistenza e speriamo a trovare un altro gol per mettere in ghiacciaia questa che sarebbe un'importantissima vittoria, visti anche i risultati che stanno arrivando dagli altri campi. Ma non li guardiamo troppo, perché bisogna prima pensare a noi stessi. Allora ci siamo, è partito il secondo tempo, anzi da rifare, sì, è partito ufficialmente secondo tempo di Camisano Clivense. Clivense avanti 1-0. Allora Sisse per Kocic, ritorna da Sisse, Maragagnolo, e poi ritorniamo sempre con Luca qui in postazione di commento. È andato giù il sole, quindi c'è un bel freddino. Speriamo, sì, che i giocatori si siano riscaldati, anche chi è in panchina, per appunto vedere le prossime mosse del mister di giornata Pablo Granoce. Tutti i giocatori della Clivense si sono alzati per scaldare i motori. Sì, adesso con il calare del sole, insomma, la temperatura si è notevolmente abbassata. Infatti abbiamo visto anche un riscaldamento, insomma, da parte di chi sta in panchina nel corso di questo intervallo, insomma, molto accelerato per, insomma, tenersi caldi, perché non è facile stare seduti, insomma, e poi farsi trovare pronti dal mister per entrare. Nel frattempo un gioco pericoloso nei confronti di Bragagnolo, che rimane un po' stordito a terra, ora si rialza. E dicevamo, anche nel primo tempo sicuramente una mossa potrebbe essere quella del capitan Baleato, oppure anche un Cibin, che di fatto è l'unico attaccante, perché appunto complice l'infortunio di Antenucci e poi Polo squalificato, là davanti appunto l'unica alternativa potrebbe essere Cibin. Poi si è aggregato la prima squadra anche dalla Juniores Massella, che Juniores che ieri ha vinto 2-1 contro la Rocca Altavilla, quindi nuovamente appunto avversario di questa Clivense. Ieri è toccata la Juniores, che in trasferta ha battuto appunto per 2-1 grazie alle reti di Rossato e Franchetto, che sono entrambi in panchina, quindi hanno fatto molto bene ieri e quest'oggi sono pronti semmai per subentrare. Qui prova ad andare via in profondità Richiello, uno contro uno, Richiello una finta, posta il pallone sul destro, poi va da Kocic, palla in mezzo, Colman allontana, Romano da fuori, qui l'invito a tirare, poi Floverman si alza la bandierina. Qui avrebbe potuto forse tirare Donna Daniele, visto anche come è andata nel primo tempo. Sì, forse qua ci stava il tiro, insomma, di prima intenzione, ha preferito giocare questo pallone. Florian è riuscito a rientrare in tempo dalla posizione di fuorigioco, però comunque un'ottima azione anche da parte di Richiello, che forse anche lì si poteva provare il cross prima, però comunque l'importante è dare un segnale, insomma, che la Clivense c'è ancora e vuole ancora spingere in avanti. Ora calcio di punizione ora per il Camisano, batte sempre Colman, corto per il compagno Gusella, porta palla, poi però chiuso, allora ricomincia da dietro. Importante soprattutto la Clivense ritrovare, insomma, una solidità. Attenzione, intanto traversone lungo, esce con i guantoni Pavone a respingere, attenzione, però la palla rimane sempre ai piedi del Camisano.
pallone dentro del numero 9, la conclusione qui, grandissimo l'intervento da parte di Bragagnolo che praticamente salva un gol, perché lì era proprio riuscito ad andare via molto bene il giocatore del Camisano, però da portiere aggiunto Bragagnolo chiude tutto. Hai detto benissimo, ha salvato un gol, perché poi si sarebbe trovato a pochissima distanza da parte dalla porta, insomma, con Pavoni che avrebbe potuto fare ben poco su un tiro potente. Intanto c'è il calcio d'angolo che viene battuto, pallone sul secondo palo, rimane lì, attenzione, un po' di confusione, poi non vediamo più niente, ma vediamo soprattutto sbucare Pavoni che finisce anche a terra. Qui una spinta da parte di Coleman, Pavoni col pallone tra le mani, finito a terra, probabilmente una spallata nei suoi confronti, ma quello che più che conta è che la Crescia in qualche modo si è salvata, no? Qua un po' di apprensione, di pericolo, perché prima la chiusura di Bragagnolo, poi questo pallone che è rimasto lì nell'area piccola. Sì, assolutamente sì, poi come dicevo poc'anzi, insomma, Bragagnolo fondamentale, è lui che in questa stagione ne ha già fatti numerosi di questi salvataggi qua, quindi però sicuramente una Clivenza che si è fatta infilare troppo facilmente, poi un calcio d'angolo che poteva portare a pericoli ben maggiori, perché va tutto molto bene, il pallone è rimasto lì, poi il portiere, insomma, Pavoni era in mezzo a 5-6 uomini, quindi non facile anche per lui, insomma, andare a prendere questo pallone, poi insomma uno scontro col numero 5 del Camisano fortuito probabilmente. Vinitucci recupera in mezzo al campo un pallone, poi qui praticamente gli finisce sopra il giocatore del Camisano, che fa anche quasi per chiedere scusa, no, nei confronti del giocatore della Clivenza, quindi si è accorto anche lui stesso del fallo, ma non si è accorto l'arbitro, praticamente l'ha calpestato, gli è finito sopra, qui era un fallo, cioè non so come abbia fatto a non vederlo qui l'arbitro. Sì, oltre al fallo, insomma, la spinta in croce di gambe, insomma, gli è anche caduto, gli è anche franato sopra, addosso, esatto, proprio. Poteva anche causargli un grosso problema alla schiena, infatti vediamo che si tiene proprio lì Dario. A tempo arriva anche il parziale della seconda categoria, con la Clivenza che sta pareggiando 1-1 nel campo caldo del Borgo San Pancrazio, che conosciamo molto bene, no, dall'anno scorso, la partita sull'1-1. Allora mette in gioco il pallone Cora, va in avanti lo stacco di Tobanelli, ma il pallone rimane fra i piedi degli ospiti, chi Bragagnolo allontana, arriva Ravenitucci che lì in mezzo, no, fra centrocampo e attacco, deve essere quello che crea le trame di gioco. Qui finisce a terra dall'area, finalmente arriva il fischio e anche il cartellino nei confronti del numero 11 Rampazzo. Qui gioco pericoloso, un braccio un po' troppo alto, infatti rimane dolorante a terra capitano della Clivenza. Sì, qua sicuramente un intervento scomposto e falloso. Adesso la Clivenza ha la possibilità di ripartire, insomma, dalla propria metà campo per provare a imbastire un'azione offensiva. Vediamo che si mettono in linea, insomma, Florian e Richiello e Kocic, poi si aggiunge anche Vinicucci. Nel frattempo su YouTube Michele ci scrive: non buttate via i palloni, se tenete duro vincerete. Quindi attenzione qui, Venitucci prova a girarsi, buttato a terra e si scaldano gli animi qua in tribuna. Sembra non stare particolarmente simpatico Venitucci all'arbitro, no? Che un paio di circostanze non è, anche in non questo ha fischiato caso nei suoi confronti. Qui prova a tenere in campo il pallone Richiello, pallone poi in avanti, spalla alla porta numero 11 Rampazzo appena munito, chiude poi il capitano dall'area che si è ripreso dal precedente scontro. Allora rimessa, palla a Gusella. Sì, sicuramente un Venitucci che, come hai detto giustamente tu, non sta molto molto a cuore all'arbitro, perché è il terzo, insomma, intervento dubbio che vediamo. In tutti e tre il direttore di gara ha fatto segno di continuare. Qui un tocco di mano del capitano del Camisano Pavan. Allora l'arbitro bianco a decretare questa punizione, sembra essere proprio Pavoni andare a voler battere la punizione, quindi si avventura fuori dalla propria area di rigore numero 1 Clivenza. Il lancio, la battuta in avanti, Florian a combattere con Coleman,
Romano in avanti, ancora Coleman, chiude lui di testa. Veramente un avversario ostico questo Coleman, praticamente tutti i palloni alti sono pari del numero 5. Qui tempo pallone recuperato da Gusella. Sì, Coleman sta facendo valere tutta la sua esperienza, insomma lui è in classe 85 e sicuramente lo sta aiutando, dato che ha fischiato un altro fallo in favore del Canisano. Sì, Bragagnolo qui cercare di mandare colpire il pallone, si vede che ha capito anche il stinco il giocatore del Camisano. Allora l'arbitro subito sentire un'ottima in realtà punizione per il Camisano, una posizione sempre un po' distante per semmai un tiro direttamente in porta, però da lì un traversone sicuramente può essere pericoloso. Infatti si vanno a formare le coppie al limite dell'area. È sicuramente una punizione pericolosa. Adesso l'arbitro va al numero 10, pallone però direttamente sulla barriera, quindi può recuperare Enrichiello. Si gira, il pallone però rimane lì, sfortunato nel rimpallo. Allora arriva a dargli manforte Romano, che non ci pensa due volte a spazzare via. Sempre rimessa però per il Camisano, va ancora Coleman, quindi conosciamo quando va lui, il pallone praticamente verrà scaraventato direttamente dentro all'area. Infatti nel suo compagno vicino a Coleman, infatti il traversone lungo, prova a Bragagnolo, qui messo a terra il fischio del territorio di gara, quindi punizione, può respirare la clivense. Sì, qua intelligente Bragagnolo a tenere palla, a cercare di girarsi per un eventuale rilancio, poi subisce giustamente fallo e allora la clivense può imbastire una nuova azione partendo da Pavoni. Pallone dalle parti di Penazzi, poi arriva Romano, l'autore fino adesso dell'unico gol a partita. Richello anticipato qui da Giaretta, arriva Venitucci a recuperarlo però e allarga molto bene per Milan Kocic. Kocic alza lo sguardo, mantiene il suo compagno libero, allora è costretto a ricominciare, andare da Tobanelli, si ritorna da Kocic, in mezzo per Sissé, dalla parte opposta per Capitan Baleato, sì, per Dallara, quando dico capitano, capito, è l'abitudine. Allora poi nel frattempo questo pallone che viene allontanato dalla difesa direttamente però in calcio d'angolo, quindi può salire la clivense, può arrivare Dario Venitucci a battere dalla bandierina. Sono saliti anche Dall'Ara e Bragagnolo. Alza il braccio destro a chiamare lo schema. Venitucci, pallone dentro, gira molto bene portiere a uscire, poi il pallone rimane lì, finisce a terra un giocatore e c'è il calcio di rigore. È rigore e non ho visto molto bene se per l'intervento su un giocatore che è rimasto a terra sembra Bragagnolo, perché non aveva fischiato in un primo momento. No, ma sembra che sia stato più che altro un tocco di braccio. Tocco di braccio? Quindi in un secondo momento è arrivato allora questo tocco di braccio, era avvisato dal direttore di gara ed è già pronto Venitucci col pallone tra le mani, sarà lui quindi a batterlo. Sì, e qui potrebbe esserci l'episodio insomma che si aspettava per la clivense per portarsi insomma in doppio vantaggio. Qui una mischia in area ha portato a questo tocco di braccio. L'arbitro ben posizionato, quindi ha visto subito questo tocco che potremo vedere anche negli highlights. Allora Venitucci contro Cora, duello fra i due, tutto pronto, posiziona il pallone sul dischetto numero 10, pronto Venitucci, il pallone che si insacca, non ci può arrivare Cora e quindi tutta la clivense ad abbracciare il suo numero 10. 2-0 clivense, rigore trasformato molto bene, fantastico, fantastico questo rigore 10, di Venitucci tirato in maniera impeccabile, tirata a incrociare sotto,
sotto l'incrocio, quindi un gol assolutamente imparabile qui. Venitucci fa, torna in campo e ritorna al gol, qui fa valere tutta la sua tecnica nel tirare un rigore, insomma, sotto l'incrocio. Ma il portiere ci poteva far poco, adesso la Clivese si trova con un doppio vantaggio importantissimo. Importantissimo, perché l'abbiamo detto più volte, queste partite bisogna chiudere il prima possibile per non dare adito, non dare la possibilità agli avversari di provare appunto a riaprirla. E anche appunto l'abbiamo detto più volte, no? In un momento così difficile anche psicologicamente trovare comunque il raddoppio ti permette ora di gestire con più calma, sempre con attenzione, perché la partita non è finita. Ma fate subito in pressing qui la Clivense, è proprio quello che vogliamo, no? Dei giocatori che sbranano quasi gli avversari, che ringhiano sulle caviglie a recuperare ogni pallone. Ma quello che più conta è che la Clivense è avanti 2-0, e questa è la Clivense che vogliamo vedere, che vorremmo vedere ogni domenica, che purtroppo non abbiamo visto nelle ultime giornate, ma sappiamo che la personalità, le qualità questa squadra ce le ha. Qui attenzione, è un intervento assai falloso ed è un eufemismo, perché proprio qui da cartellino giallo arancio, perché veramente è andato dritto a colpire Venitucci. Qui il giocatore del Camisano, non ho visto di chi si trattava, però intervento pericoloso, anche poteva far molto male qui al numero 10 di casa, il marcatore di questo secondo gol. Grande rientro per Venitucci, tanto atteso, e oggi abbiamo capito perché con le sue qualità lì davanti non soltanto appunto manda in porta i compagni, ma lui stesso che manda in porta il pallone. Quindi Pavoni in avanti, cercare Florian, vince anche il rimpallo, arriva Kocic a dargli manforte, qui si gira molto bene Kocic, arriva Florian che fa sportellate, vince anche il rimpallo, quindi rimessa in avanti per la Clivense, che ha quasi preso ancora più coraggio, no? Con questo raddoppio. Questo infatti è un momento fondamentale della partita, perché la Clivense deve cavalcare insomma quest'onda che gli ha portato il doppio vantaggio, e soprattutto non scoprirsi, deve riuscire a resistere questi 5 minuti in cui il Camisano insomma darà il tutto per tutto, per almeno trovare il gol che accorcerà la partita, perché sono questi momenti insomma dopo il raddoppio che sono i più critici, dove puoi o prenderti gol, oppure puoi addirittura farne un ulteriore. E quindi adesso rimessa per la Clivense, va capitano Dall'Arne. Nel frattempo sembrano pronti due cambi per il Camisano, stanno mettendo la casa qui, nel frattempo fallo e che forti di Venitucci. Ormai quante stecche si è preso il numero 10 della Clivense, naturalmente siendo un giocatore no con più fantasia è quello che è poi è quello che si va a pigliare più colpi, no? Perché gli avversari se non riescono a prenderlo, se non riescono a prendergli il pallone, poi gli prendono però la caviglia, le gambe. Sì, certamente ora sta venendo un po' tra virgolette maltrattato insomma dei giocatori del Camisano, come hai detto giustamente tu, insomma più uno ha tecnica. Attenzione più... qui ad Allara, imbeccato molto bene da Kocic, traversione in mezzo, poi una deviazione, allora ancora fa sul pallone. Sì, più uno ha tecnica insomma più è difficile sradicare il pallone, una volta che insomma non ci riesci pur di fermarlo, insomma le provi tutte. Ora ancora subito corto per Coleman, tirata qua in avanti, ma chiude molto bene Tubanelli, sempre puntuale nelle sue chiusure. Florian spalla alla porta, può girarsi, va da Sissé. Venitucci sempre tallonato, l'avete visto anche in questo caso qui. Penati riesce a mantenere il pallone in campo, se erano state le braccia della panchina del Camisano a ravvisare l'uscita da campo. Qui poi un fallo schiato a favore del numero 3 De Stefano, allora calcio di punizione per il Camisano, ma eccolo qui, anzi triplice cambio addirittura, prova a dare una svolta Sabadine, vediamo ora di chi si tratta. Escono il numero 7, il numero 8 e il numero 9 se non sbaglio. Il Camisano sostituisce il numero 7 Pagin, numero 8 Giarette, numero 9 Danna. Quindi escono col 7 Fagin, con l'8 Giaretta e con 9 Dan. Vediamo chi entra. Il numero 19 Volpato. 19 Volpato. Poi
po' di traffico, giustamente tre cambi sono impegnativi da fare. Cristofani. Poi esce il numero, entra il numero, il numero 16 Mario. 20 Cristofani e poi il numero 16 Mario. Mario Filippo, quindi Mario sì, è il cognome. Quindi tre cambi per il Camisano, che naturalmente deve provare, no, a dare quella ventata d'aria fresca. E nel frattempo qui un calcio di punizione, non ho visto bene per quale motivo, un fallo fischiato contro Bragagnolo, quindi punizione quasi dal limite per il Camisano. Sì, forse una leggera spinta qua, il direttore di gara a mio avviso poteva anche lasciare continuare, insomma il pallone era pericolosissimo tra i piedi dell'attaccante del Camisano, che si trova in area di rigore, quindi l'arbitro ha ravvisato probabilmente una spinta. Quindi punizione, vediamo ora se batterà Gusella o il compagno, sono in due lì pronti a prendere la rincorsa, non ho visto di chi si tratta. Vedremo se andrà direttamente alla conclusione in porta. Beh, da lì anche dalla rincorsa secondo me sì. Sì, si è come... aggiustato il pallone. Sì, esatto, dalla rincorsa. La conclusione è deviata, e però c'è un tocco di un giocatore probabilmente del Camisano, perché c'è la punizione in favore della Clivens, forse un tocco di braccio. Sì, non si è capito bene cosa ha indicato l'arbitro, sembrava quasi dal gesto che fosse un fuorigioco, ma sembra quasi impossibile che sì, si tratti di tale. Cambiano le regole del calcio. Ciò che conta è che il pallone però è per Pavoni, quindi sarà, esatto, lui a rimetterlo in gioco, andare lungo. Pallone a cercare sempre Florian, la rete della Clivense, arriva Richiello, combatte molto bene, è entrato con il piglio giusto Richiello dopo la squalifica. Qui protegge palla la Venetucci, quindi guadagna, fa guadagnare a Penazzi la rimessa. Allora rimane in posizione d'attacco la formazione di Pablo Granoce. Nel frattempo il Vigasio è avanti 2-0 contro il Pescantina, gol di Malagnini. Ricordiamolo, Vigasio prossimo avversario della Clivense già questo mercoledì nel turno infrasettimanale alle ore 14:30. Nel frattempo invece il raddoppio del Valgatara con Porcelli, quindi Valgatara 2, Ambrosiana 0. Quindi arrivano solo buone notizie, arriva invece una brutta notizia, nel senso che il Borgo San Pancrazio è avanti 2-1 su rigore, mi dicono anche abbastanza dubbio, appunto contro la Clivense Academy, seconda categoria, quindi sotto la Clivense. Nel frattempo quindi sentirete sempre in offside che canta per i propri giocatori, un offside sempre assai numeroso a seguire la propria squadra sia in casa che in trasferta. Però qui il Camisano prova a uscire. Sì, attenzione, pallone rimpallato, arriva per primo Tobanelli a lanciare in avanti per Florian, nel frattempo è rimasto a terra Richiello, dolorante, quindi tiro fuori misura. Vediamo adesso Richiello con le mani molto, forse crampi per lui, perché vediamo Venetucci fare il gesto tipico di tirargli la gamba. Speriamo che siano appunto solo cambi, crampi, ed è però pronto il cambio. Forse proprio Richiello sarà lui a uscire ed è pronto Civini. Di solito il cambio è quello, no? Il ruolo è lo stesso. Assolutamente sì. Poi sicuramente è anche una mossa magari solo per un discorso fisico, appunto come vediamo in questo caso, ma può essere anche una mossa per rispondere al triplice cambio del Camisano, che sicuramente ha effettuato tre sostituzioni per provare a invertire insomma il trend di questa gara. Sì, ed è pronto dietro la panchina della Clivense Cibini, sta facendo qualche ultimo scatto per scaldarsi. Vediamo se appunto sarà proprio il numero 11 Richiello a lasciargli il posto. C'è da giocare appunto, come dicevamo, già mercoledì, quindi meglio preservare le forze, quindi non avendo poi neanche chissà quanta disponibilità davanti in questo momento, meglio quelli che si hanno tenerseli buoni. Nel frattempo Pavoni è pronto lui ad andare al rinvio. Sì, sicuramente giocando ogni tre giorni in questo periodo non è semplice per una Clivense che è, soprattutto là davanti, insomma, ha avuto e sta avendo ancora qualche difficoltà.
quindi sicuramente un'eventuale uscita per salvare il giocatore non è mai una cosa sbagliata. Ora Bragagnolo in avanti, qui rimpallo favorisce la Clivens, nel frattempo è rientrato Richiello, però vedremo se riuscirà per dare il 5, ma mi sembra di leggere dalla lavagna luminosa il numero 10, quindi dovrebbe essere Venitucci a uscire per Cibini, quindi anche Venitucci in maggior ragione no, rientrava da un infortunio, diciamo che il suo l'ha fatto e come, quindi diciamo che possiamo anche concedergli un meritato riposo. Infatti adesso arriva la sostituzione, quindi entra Cibin ed entra ed esce con il numero 10 Venitucci, l'autore del 2-0 su rigore. La Clivense sostituisce il numero 10 Dario Venitucci. Infatti arriva anche l'applauso di tutto il tifo di Borgo della Vittoria. Parte quindi a Cibin, che aveva fatto il primo tempo nella trasferta di Rocca Altavilla, primo tempo naturalmente dove non aveva avuto chissà quante occasioni, ma appunto praticamente ha dovuto combattere lui insieme a Dallara in mezzo alla difesa degli avversari, un compito non facile per appunto non avendo neanche un compagno di ruolo. Quindi nel frattempo l'intervento da parte di Romano, arriva il fischio parte del direttore di gara. Andiamo Cibin dove si va a posizionare, perché sicuramente cambia anche qualcosa dal punto di vista tattico. Vediamo se qualcuno prende il posto di Venitucci dietro le punte, si va a mettere a tre davanti. Nel frattempo Kocic allontana il pallone, lo recupera sempre Coleman, nel traversone in mezzo, la palla che sfila e arriva tra i guantoni di Pavoni. Vediamo se andrà subito a giocare corto, se fa salire i suoi compagni, così andiamo in avanti per Richiello sulla sinistra e Cibin sulla destra, quindi sembra proprio mettersi a tre. Coleman allontana di testa, combatte molto bene Romano, qui arriva un'altra volta il fischio da parte del direttore di gara, che mi sembra che gli dice alla prossima ti ammonisco. Qui sembrava una spinta a vicenda. Sì, un direttore di gara che rispetto al primo tempo insomma sta fischiando molto, molto più contatti. Il primo tempo aveva lasciato leggermente correre, adesso qualsiasi contatto, penso anche per evitare di perdere di mano la partita, lo punisce. Qui Cibini lavora molto bene il pallone a proteggere dal pressing dell'avversario, qui Penazzi un po' fuori misura, recupera però Romano, passaggio intercettato Dallara, esce molto bene qui caparbiamente, poi arriva anche un avversario, allora recupera il pallone il Camisano, il lancio in profondità, lontana Tomanelli, attenzione arriva il numero 2, la conclusione, poi un rimpallo qui preziosissimo Tubanelli, poi arriva Kocic che riesce a mantenere il pallone in gioco e fa allora risalire i suoi, il lancio in avanti è rimpallato, quindi è rimessa a favore della Clivense che può rifiatare. Ottima qui però la parata, no? Quasi di Tubanelli, che come Bragagnolo nel primo tempo sempre prezioso con le sue chiusure. Qui è Richiello con la cazzimma, no? Lui che è napoletano. La cazzimma anche di Cibine, subito a recuperare il pallone. Va da Richiello. Sì, sì, è rimasto nel frattempo a terra il giocatore del Camisano. Qui un intervento anche da dietro nei confronti di Sisse, ma si prosegue allora dalla parte opposta per Penazzi. È rimasto ancora dare il giocatore del Camisano, ma si gioca. Allora qui Romano ha preso per un attimo controtempo, poi butta fuori sportivamente il pallone. Allora si potrà ravvisare le condizioni del giocatore del Camisano. Qui qualche parolina tra le due panchine. Sì, però abbiamo visto un gesto molto sportivo da parte del numero 20 del Camisano e di Sisse, che si sono appunto dati un 5 dopo l'intervento che è stato qua quasi a centrocampo, quindi ecco, fra di loro insomma la situazione l'hanno già risolta. Ovvio che non è stato insomma un intervento carino. Nel frattempo un altro parziale con il Castelnuovo che è avanti 2-0 contro Virtus Cornedo, invece il pareggio fra Garda e Montorio. Tempo si è ripreso, qui il pallone però
non è rientrato in campo, quindi rimessa in favore di Capitan Dallara proprio davanti alla panchina di Pablo Granoce. Però qui il direttore fa arretrare, aggiustare sì la posizione. Ora sì Dallara, caro compagno, ma respinge il giocatore numero 4, il capitano del Camisano Pavane, che poi è stato anche spinto. Allora punizione a favore degli ospiti, va sempre Coleman. Quando siamo ormai al 75esimo di questo secondo tempo, fra Clemenza e Camisano, attenzione il pallone poi allontanato da Dallara, è finito a terra però un giocatore della Clivense, l'arbitro non se ne accorge, se ne accorge ora, non ho visto di chi si tratta, però mi sembra abbastanza dolorante, un colpo al volto, forse Omar se non sbaglio, sì proprio sì, se infatti ora chiama l'intervento dello staff sanitario della Clivense. Di piccolo break, nel frattempo è già pronto panchina Fabris, sarà lui il secondo cambio scelto da mister Pablo Granoci, vedremo al posto di chi. Non penso al posto di Sisse, che infatti comunque, anzi era il era Bragagnolo, era finito a terra un po' stordito, vediamo appunto che si rialza, ma sembra poter proseguire la partita. Sì, probabilmente un colpo insomma su uno scontro a due, ecco, ha avuto sicuramente la peggio, però non sembra in condizioni di dover uscire dal campo. Allora pallone, vediamo se verrà restituito o no, si continua a giocare. Camisano mantiene il possesso, arriva il traversone in mezzo, qui Dallara respinge anche Sisse a prolungare il pallone, combatte Florian, spalla la porta, quindi anche una tratta inutile. Allora arriva il fischio da parte del direttore di gara. Sì, preziosissimo il lavoro di Damien in questa situazione, che protegge il pallone, permette con questo calcio di punizione di far salire la squadra, quindi. Esatto, si è visto più in fase di ripiegamento, no, che in avanti, però sempre praticamente quasi triplicato. Non ha avuto vita facile, no, tra Coleman e il compagno di squadra, però comunque sempre preziosissimo con queste sponde. Ora Pavoni va al lancio lungo. Allora qui non tocca il pallone, ma arriva comunque da Richiello. Richiello spalla la porta, appoggia per Kocic. Kocic è uno contro uno, prova ad andare via. Kocic anche leggermente spinto, perde il possesso. Arriva Richiello a contrastare l'avversario e non permettergli appunto di ripartire. Ottimo il lavoro anche di sacrificio da parte del numero 11. Nel frattempo, eccolo qui, è stato chiamato il cambio. Allora sarà proprio Richiello a uscire, a lasciare il posto a Fabris. Secondo cambio per la Clivense. La Clivense sostituisce il numero 11, Andrea Errichiello, con il numero 17, Pierfrancesco Fabris. Fabris che gioca nello stesso ruolo, lui che è appunto un esterno. Vediamo se si va a posizionare sempre alto oppure. Infatti dice a Cibin lui di stare sulla destra, quindi Fabris si posizionerà qui sulla sinistra. Nel frattempo Tobanelli subito in avanti proprio per Cibin. Cibin entra in area, Cibin il tiro qui ha preso su metà palla e metà sabbia, quindi anche sfortunato, non è riuscito a imprimere la forza giusta al pallone. Sì, qua sicuramente non ha colpito bene, non è complice anche forse un rimbalzo del pallone o il terreno di gioco, sicuramente ha calciato, è scivolato anche qua a Cora, assolutamente, infatti non ha colpito bene, però poteva essere una grandissima occasione, bella anche la sua idea, anche se non si è concretizzato di servire al centro Florian. Ora Fabris qui una spallata, prova a recuperare il pallone, rinvio in avanti, Vanelli non ci arriva, in scivolata qui prova per un attimo andare via il numero 11 Rampazzo, ma poi il capitano Dallara, ottima la lettura, è andato a dare manforte ai propri compagni a chiudere il pericolo. Allora qui sulla fascia, pallone in mezzo ora Anostini, traccato da Fabrizio Anostini, chiude Kocic,
pallone che se ne va, lo ricorre il numero 6 Maestrello. Ora con le mani Stefano Ostini. Kocic lo rimbalza praticamente, Fabris perde il pallone, allora arriva ancora Kocic che aveva vinto il rimpallo, ma l'arbitro avvisa un fallo. Sì, leggermente lezioso in questa circostanza Fabris e Kocic, e quello lì era un pallone insomma da spedire o in tribuna o comunque il più lontano possibile. Sì, allora punizione qui, numero 10 Gusella. Pallone a girare, il colpo di destra di Coleman, sempre lui, pallone rimane in campo, il nuovo scaraventato qui, una spinta vistosissima ai danni di Capitan Dallara, infatti se ne è accorto anche l'arbitro. Sì, qua ci poteva stare anche l'ammunizione, qua insomma la spinta è stata assolutamente vistosa, poi in ogni caso il giocatore del Cavisano non poteva mai arrivare su questo pallone, quindi... Mi ha detto lì, ti spostati che devo prenderla io, però in modo falloso, nel frattempo è pronto anche il quarto cambio. Tra poco, vediamo se adesso, se se ne accorge l'arbitro. È così, quindi altro cambio per il Camisano. È entrato Camisano, sostituisce il numero 6 Maestrello. È uscito Maestrello. 14 Campesan. Numero 6, ed è entrato il 14 Campesan. Quindi penultimo cambio per gli ospiti, invece Vivenze ne ha effettuati solo due, però con tutta la panchina che è in piedi. Riprende, guadagna qualche metro insomma il numero 2 del Camisano. Ranno Ostini, uno contro uno con Kocic che non lo vuole far andare via. Ostini, pallone per il compagno, dietro per Gusella. Traversone dentro, spoglia la porta, poi fuori per Pavan, ma prezioso l'intervento da parte di Penazzi, qui poi proprio frettoloso, mi sembra Romano, quindi può ripartire il Camisano, sempre con Gusella. Gusella, traversone dentro, qui un tocco di mano da parte del neo entrato, quindi calcio di punizione per la Clivese. Quando siamo all'82esimo, quindi meno di 10 minuti più recupero. Sì, sicuramente questa azione pericolosa poi si è conclusa con questo fallo di mano, è nata da una palla persa. Sicuramente Romano pensava ci fosse qualcuno su quella faccia, quindi ha provato ad accelerare bene il gioco. Bellissima l'idea, perché a quel punto lì sarebbe stata anche Florian dall'altra parte per una superiorità numerica, però purtroppo per lui non c'era nessun compagno, però comunque bella l'iniziativa. Finito a terra Cibin, contrasto con il difensore avversario, qui Dallara intercetta il passaggio. Regagnolo spazio in avanti, Fabris, controllo, servire ancora Cibin che combatte, poi una sgambettata di troppo, si becca anche il cartellino giallo qui, quindi altro ammonito tra le file della Clivense. E qui Cibin stava combattendo con l'avversario, insomma poi pallone perso, ha provato lo stesso a mettersi la gamba, sfortunato a prendere il giocatore avversario, quindi l'arbitro non poteva fare nulla se non fischiare la punizione. Ora palla scaraventata in avanti, la recupera per un attimo Fabris, poi il fallo, forse una gamba alta tesa da parte di Tobanelli. Allora nuovo calcio di punizione da molto più avanti rispetto a quello di prima per il Camisano, è sempre pronto Gusella, qui andrà dentro in area. Il Camisano che adesso sta spingendo, sta tornando a spingere come ha fatto alla fine del primo tempo, è una Clivese che inevitabilmente deve abbassarsi. Sì, mentre Remi in barca, però comunque provare a tenerli più distante possibile dalla propria area di rigore. Allora Gusella, palla che gira sul secondo palo, l'allunga Penazzi, qui poi il tocco sembrava di un giocatore delle Camisane, invece è una deviazione della Clivense, quindi calcio d'angolo, sempre Gusella che va dalla bandierina, praticamente
tre calci piazzati, piano piano si avvicina sempre di più il camisano alla porta, difesa da Pavoni, quindi ora dalla bandierina numero 10. Finisce anche a terra qua un giocatore, e allora l'arbitro va a parlare, a dire qualcosa. Sì, tra Cibin e un giocatore del, sì, Camisano. Mi sembrava scontrati due giocatori tra di loro, secondo me, del Camisano. Qui Cibin c'entrava poco. Allora si può battere questo calcio d'angolo, pallone dentro, la deviazione fuori. Fabris qui combatte, il pallone rimane lì. Arriva anche Tobanelli, di gran carriera, ad avviare il contropiede. Tobanelli a servire in avanti Cibin, pallone leggermente corto, non riesce purtroppo ad arrivare Cibin. Nel frattempo è finito a terra, ed è rimasto a terra il giocatore delle Camisano. Ora Pavoni richiama l'attenzione da parte dell'arbitro, quindi sì, peccato per questa ripartenza, che era un 3 contro 1, poi c'erano due giocatori del Camisano che stavano rientrando, ma comunque non sarebbe riuscito a intervenire. Forse la scelta un po' più azzardata da parte di Tobanelli, perché c'era alla sua destra Florian completamente libero in una prateria, è voluto andare sulla sinistra, forse insomma una giocata forzata. L'hai rialzato nel frattempo il giocatore del Camisano, ma è rimasto a terra Penazzi, che ora si rialza, forse anche per lui qualche problema, infatti chiede alla panchina se va tutto bene. Allora salutiamo Luca che va giù appunto nei pressi del campo per accogliere i giocatori quando usciranno e fare quale contributo per quella che è la Tunnel Cam, che troverete sempre sul nostro canale YouTube per appunto immortalare anche i momenti quelli più nascosti della preparazione, quello che c'è anche dopo di una presa. Quindi grazie Luca, ci sentiamo alla prossima. Esatto, vedrete tutto nella Tunnel Cam. Intanto io vi saluto e buon proseguimento di partita. Il tempo è pronto, allora il terzo cambio per la Clemenza, eccolo qui. Allora Capitan Baleato è stato chiamato dai tifosi già nel primo tempo, a lasciargli il posto sarà Bragagnolo. Ma non è ancora giunto il momento, è già pronto. Tempo prova a salire qui Anostini. Kocic qui, Bracca, l'avversario cerca di non farlo girare, poi il cross in mezzo, lontana di testa Tobanelli. Cibin qui con un braccio molto alto l'avversario, infatti l'arbitro se ne è accorto e fischia la punizione. Ed eccolo qui il cambio. Allora, come dicevamo, pronto Baleato a rilevare Bragagnolo. La Clivense sostituisce il numero 5 Simone Bragagnolo. L'applauso parte di tutto il pubblico, perché con il numero 19 potuto nel primo Roberto tempo Baleato, con il suo intervento che vedremo anche. Attenzione, però cambia in corsa la sostituzione, non è più Bragagnolo ma è Romano. Numero 4 Daniele Romano, con il numero 19 Roberto Baleato. Quindi ci ha ripensato Paolo Granoce, si vede che ha più bisogno del cambio Romano. Ora rimane in campo Bragagnolo. Comunque i complimenti a Bragagnolo li facciamo lo stesso, perché è indispensabile con quella sua chiusura nel primo tempo a salvare praticamente un gol, quindi diciamo che tre marcatori ci mettiamo anche lui. Quindi nel frattempo pallone che sta per finire nel calcio d'angolo, è così, non è riuscito a tenerlo in campo Coleman, allora tiro dalla bandierina. E però facciamo soprattutto anche i complimenti a Romano, perché con il grande suo tiro dalla distanza, a bozza da fuori, a sbloccare il match, quindi una prodezza più che utile, perché ha permesso anche alla Clivense poi di rientrare in cambio con la, diciamo, mente sgombra, cosa che non era successa fino adesso nelle ultime tre partite, appunto con la Clivense sempre sotto, costata sempre a recuperare. Tempo dalla bandierina, lontana Coleman, quindi sarà ancora calcio d'angolo. Tempo Cristian non è molto d'accordo con i cambi, scrive 5 cambi disponibili, noi ne facciamo 3. Certamente la panchina è lunga, però poi sono sempre le scelte tecniche da parte del mister. Allora ancora coach dalla bandierina, qui era Baleato che non era entrato, aveva
provato l'incornata, pallone che esce di poco. Ora in invio da parte di Cora. Siamo giunti all'ultimo minuto quasi, quindi aspettiamo poi l'ammontare del recupero. Nel frattempo ci saluta anche Piero d'Alessandria, forza Clemenza dalla provincia di Alessandria, così un po' dappertutto. Siamo quasi 400 su YouTube con il Northside che urla e faccio un gol. Ne abbiamo fatti due dopo che venivamo un po' da azione, quindi nel frattempo Tomannelli riesce ad allontanare, diciamo, andiamo da un po' di amoria da questo punto di vista, con appunto zero gol contro l'Altavilla, solo uno con il Vigaggio, e appunto zero contro due del Corneto, e ancora prima zero contro Pescantina. Quest'oggi invece una risposta importante anche da questo punto di vista. Pallone a Coleman dietro per Pavan, prova il dribbling, rischia, ora Coleman, traversone in mezzo, allontana sempre Capitan Dallara, sta cercando di chiudere i rubinetti lì dietro la Crivense, tenere duro a questi ultimi minuti. Coleman con il lancio lungo, allontana Baleato, nuovo servito Coleman quasi da esterno aggiunto, vince il rimpallo, allora rimane in attacco. Sono arrivati 4 minuti di recupero. Ora Coleman, sempre lui dalla rimessa, pallone dentro, allontana Penazzi, ormai Coleman, sta giocando solo Coleman in questi ultimi minuti. Pallone a spiovere, Pavoni di pugno, pallone poi scaraventato avanti, lo allontana Sisse, che forse anche leggermente disturbato Pavoni nel momento dell'impatto con il pallone. Rimane però in attacco da Camisano, qui ottimo Fabris a recuperare il pallone, qui Florian prova ad andare via, si gira ma il numero 14 Campesano lo mette giù. Allora calcio di punizione preziosissimo per la Clivense, per appunto guadagnare qualche secondo prezioso. Sarà anche un altro cambio, quindi appunto risposta al tifoso, voleva più cambi. È pronto Momodou a entrare, probabilmente a posto di forse proprio per Lagagnolo come difensore. Nel frattempo lancio lungo per Florian, l'aggancio, il tiro un po' svirgolato di Mancino, non trova lo specchio della porta. Ora rinvio in avanti, pallone che però non è raggiungibile, allora ci sarà ora il cambio. È pronto Momodou con il 16, andiamo al posto di Kina, posto del numero 3 Penazzi, sostituisce il numero 3, che l'avevamo visto Penazzi negli ultimi frangenti un po' acciaccato. Siamo al 93, quindi più di un minuto. Il fischio che è finito a terra. Coleman, attenzione, e non ha fatto in tempo a quasi a mettere piede sul terreno di gioco. Momodou che si è fatto già espellere, qui un intervento forse pericoloso, un braccio alto, non ho ben visto, poi lo andremo a rivedere ai danni di Coleman. Fatto sta che Momodou appena entrato praticamente è già costretto a uscire, si è beccato questo rosso diretto, l'arbitro sembrava abbastanza convinto nel stare il cartellino, sicuramente non l'ha fatto per far male qui Momodou, però diciamo quasi un'entrata, la permanenza in campo più veloce della storia qui da parte di Momodou, sicuramente della Clivense, perché non è durata neanche quasi un minuto, e
espulsione Lampo. Ramodu esce sconsolato. Pronto Cora a rinviare. Vediamo il fischio da parte del direttore di gara. Tempo anche un altro tifoso, ci scrive altro piemontese, puro sangue, tifoso della Clivense per anni del Chievo, Giulio da Novara. Vediamo ancora qui, non si riprende il gioco, ormai siamo alle ultime battute. Eccolo qui il fischio. Coleman che si è ripreso qui, sportellate con Fabris che vince anche il rimpallo, rimessa in favore della Clivense. Ormai siamo quasi, sì, anzi oltre al 94esimo, quindi probabilmente sì, qualcosa da recuperare forse per questa espulsione. Ora ultimi tentativi da parte del Camisano con Gusella, scambia con Nanostini. Pallone in avanti, si gira qui numero 16 Mario, poi il pallone è ribattuto in avanti, Florian di testa ad appoggiare molto bene per Capitan Baleato, che oggi vince a tempo qui il fallo nei confronti appunto di Baleato. Allora calcio di punizione, probabilmente qui sulla battuta arriverà il triplice fischio del direttore di gara. Pronto Tobanelli, pallone in avanti qui svirgolato da De Stefani, si continua a giocare, invece no, è arrivato il fischio da parte del direttore di gara, mettere fine questa Clivense Camisano, una Clivense che possiamo dirlo finalmente, lo ripetiamo, finalmente torna alla vittoria, tre punti importantissimi dopo appunto questo inizio po' così così, il girone di ritorno è iniziato non nei migliori dei modi, con anche l'uscita in semifinale di Coppa, ma quest'oggi finalmente la Clivense che vogliamo vedere ogni domenica, ed è soprattutto importante questa vittoria visti anche i risultati parziali che ancora non sono definitivi, ma arriveranno man mano dagli altri campi, con l'Unione La Rocca Altavilla che batte, sta battendo 2-0 il Bassano in casa del Bassano, quindi veramente un exploit importantissimo da parte dell'Unione Rocca Altavilla. E poi gli altri parziali, Belfiorese in vantaggio sempre 1-0 contro il Maestrino, mentre vediamo giocatori della Clivense che vanno finalmente a gioire sotto, non sai, dopo le ultime uscite dal campo un po' appunto deludenti, quest'oggi invece possono prendersi l'applauso da parte dei propri tifosi. Poi Castelnuovo tornando 0-0, il Garda che sta pareggiando con il Montolo 1-1, il Vigaggio che sta battendo 2-0 il Pescantina settimo, e poi l'altro risultato importantissimo, il Valgatara in vantaggio 1-0 sull'Ambrosiana. Quindi questo vorrebbe dire, se questi risultati fossero confermati, che appunto la Clivense andrebbe a quota 41, lasciando appunto l'Ambrosiana a 39. Quindi con queste belle immagini dei giocatori della Clivense che gioiscono e esultano per questo importantissimo risultato, è tutto, salutiamo tutti i tifosi che ci hanno seguito da casa, tutti i tifosi che sono venuti qui allo stadio, sempre la squadra di Aveglia per averci supportato per questa diretta. Da San Martino è tutto, un saluto da Jacopo Segalotti, ci vediamo mercoledì per il turno settimanale alle 14.30 qui in casa contro il Vigasio.
Cerchi un'esperienza Wi-Fi da urlo? Qualunque sia la tua passione, Avelia è in grado di progettare e realizzare l'impianto Wi-Fi che fa al caso tuo, con una copertura ottimale, in grado di soddisfare le necessità del tuo lavoro e le esigenze dei tuoi ospiti. Avelia fornisce inoltre un servizio di consulenza specializzata sulle reti già esistenti per rendere ogni impianto altamente affidabile e facilmente gestibile in totale autonomia. I nostri impianti sono scalabili e possono crescere in base alle esigenze del tuo business, supportando sempre un'alta densità di utenti connessi. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Nel mondo del calcio le altre nazioni hanno avuto un'evoluzione enorme, hanno stadi fantastici, hanno settori giovanili importanti, centri sportivi all'avanguardia. E io mi sono detto, visto che questo per me ritengo che sia una cosa fondamentale per la costruzione di una società, mi sembrava giusto partire appunto da queste cose. Bisogna credere in questo progetto perché intanto è un progetto fantastico, è un progetto che dovrebbero averlo tutte le società, dalla Serie A alla terza categoria, se vogliamo ritornare a essere una delle nazioni più importanti al mondo, nel mondo del calcio. Il settore giovanile è importante, il settore giovanile aiuta, il settore giovanile è forse lo scopo di una società sportiva, o meglio dovrebbe essere lo scopo di una società sportiva, dare cioè la possibilità ai ragazzi del territorio, ma anche fuori del territorio, di vivere un'esperienza, di crescere con valori sani, con principi. I sogni sono belli perché sono qualcosa che ti costringe a impegnarti sempre al massimo per riuscire a raggiungerli. Lui è visionario del nostro duo, se vogliamo, è il bomber, è quello che fa gol, spinge tutti a dare il massimo sempre. È quello che è un po' più esperto, che mi aiuta a tenermi a freno. Vuole la stessa cosa, però sa che bisogna avere i piedi ben piantati per terra, ecco, è importante. Sono due visioni diverse, cioè l'attaccante e il difensore, e insieme fanno squadra.